Allora, riprendiamo chiaramente da questa figura, che è quella su cui ci siamo lasciati ieri, per cercare di fare un po' il salto da quello che era il web, da quelle che erano le tecnologie web negli anni 90 a quelle che sono nel periodo odierno o quasi. Il web come è nato? Con queste due tecnologie chiave, che erano il protocollo HTTP e il linguaggio HTML per la descrizione delle pagine, era uno strumento molto valido per la distribuzione di contenuti, pagine. Pagine che qualcuno si prendeva la briga di creare, scrivere in HTML e mettere su qualche server web. In realtà noi oggi abbiamo una nozione molto diversa del web. Il web andiamo per fare, sul web andiamo per fare delle cose, per ottenere delle funzionalità, non solamente e non esclusivamente per leggere dei contenuti scritti da altri in un linguaggio più o meno astruso. E quindi cerchiamo di capire come si è parlato come si è passato da un web di tipo informativo, cioè una serie di documenti, a un web di tipo applicativo. Prima di andare avanti, però, volevo farvi ancora notare questo quadratino rosso qui a destra, applicazione web, di cui non abbiamo parlato ieri, che ci suggerisce che in realtà queste pagine HTML che vengono consultate dal browser, quindi dagli utenti attraverso il browser, e vengono veicolate attraverso il server web, potrebbero non essere scritte a mano tutte. Anzi, devo dire che al giorno d'oggi trovare una pagina HTML scritta a mano diventa difficilissimo. Perché non le scrivo a mano? Ma perché una pagina scritta a mano ha un difetto principale che è la staticità, cioè l'ho scritta, rimane così fino a quando io o qualcun altro non la va manualmente a modificare. Se noi vogliamo che i contenuti delle pagine web che consultiamo possono cambiare dinamicamente, adattandosi all'utente, adattandosi ai dati, adattandosi alle informazioni, devo pensare fin da subito che queste pagine non siano tanto un manufatto, fatto da qualcuno, una persona, quanto un output di un programma. Quindi queste pagine web in qualche modo vengono create da un software che ha come unico scopo nella vita quello di creare sul proprio, in uscita, come file di uscita, una pagina HTML che viene creata e dimenticata subito dopo. Quindi in qualche modo il server, questa è se vogliamo, una collaborazione tra quello che è un server web, che è un oggetto, dicevamo ieri, standard, immutato, qualunque sia il sito, ha una componente invece applicativa, che è un software che qualcuno scrive e il quale creerà delle pagine HTML fortemente dipendenti dal tipo di applicazione che devo fare. Che cosa ci metto nella pagina, quali interazioni permetto e così via, dipendono ovviamente da che cosa deve fare questo sito, questo sistema informativo. Quindi ho un linguaggio, si sono sviluppati dei linguaggi di programmazione, molti, che permettessero di fare queste operazioni in modo più agevole, creare più facilmente dei file HTML in uscita. Perché sono nati dei linguaggi specifici? Ma perché se voi provate a scrivere, non è impossibile, scrivere un'applicazione web, ad esempio nel linguaggio C, che avete fatto 200 secoli fa, vi accorgete subito che è complicatissimo. Perché questa applicazione qui, che cosa deve fare essenzialmente? Deve prendere dei dati, che presumibilmente saranno in qualche database, e formattare un file di testo, la pagina HTML, inserendo nei punti giusti dei dati. Quindi deve fare operazioni con i database e con le stringhe di testo. Allora, ci sono due cose che un programma in C fatica a fare o fa malissimo, è complicatissimo da fare in C, sono proprio queste due. No?
E quindi lo stesso vale per molti altri linguaggi di programmazione. Per cui si è partiti ovviamente i primi programmatori web a usare i linguaggi di programmazione che c'erano, che avevano, dai più semplici ai più complicati. E poi via via per riuscire ad adattare meglio il tipo di linguaggio al tipo di compito che deve svolgere e di conseguenza migliorare l'efficienza dei programmatori, si sono sviluppati dei linguaggi specifici. Tra cui ad esempio i vari linguaggi cosiddetti di scripting, che sono pensati per mescolare tra di loro delle porzioni di pagina HTML da trasmettere invariate direttamente fino al browser, combinate con frammenti di codice che invece calcolano le parti variabili, no, di questa pagina. Quelli che hanno giocato col PHP sanno bene di cosa sto parlando. Ma non solo, no? Nel senso che poi questi sono i tre esempi di linguaggi forse più diffusi. Primo, l'ASP della famiglia Microsoft, loro li chiamavano inizialmente Active Server Pages. PHP è un prodotto open source che si è sviluppato indipendentemente, che poi in realtà al giorno d'oggi è uno dei linguaggi più utilizzati in generale per le applicazioni web. JSP è la versione di scripting di Java, quindi è una modalità per inserire all'interno di pagine, di template, loro lo chiamano HTML, dei frammenti di programmi in Java che permettono di personalizzare il contenuto delle pagine, ma poi ce ne sono tantissimi oggi, tanti parlano di Ruby o altri linguaggi speciali che sono nati appositamente. Dal nostro punto di vista architetturale fanno tutti lo stesso mestiere, sono linguaggi di programmazione con i quali il programmatore del sito definisce cosa farà il sito, è tutto qua, la logica di funzionamento del sito è tutta qua. Ovviamente questi programmi in realtà sono rappresentati sotto forma di pagine, di link richiamati dall'utente, quindi ogni volta che l'utente clicca su un link, ovviamente viene coinvolto il server web. Il server web però si accorge che il link richiesto non è relativo a una pagina HTML già pronta. E allora attiverà un programma che risponde a quella URL, il quale creerà la pagina e il server la restituirà indietro. Allora, il tutto, diciamo così, lo riassumiamo dicendo che esiste un livello sottostante al livello di web, di server web di cui abbiamo parlato la volta scorsa, che è un livello applicativo, quindi un server applicativo, che ha come appunto, output, come servizio che offre questo livello, è la generazione delle pagine HTML in modo dinamico. E nel generare queste pagine è lì che vado a definire la logica del sito, la logica di business, le regole di funzionamento. Perché a seconda che io generi una pagina HTML con dentro scritto errore, password non valida, oppure generi una pagina HTML con su scritto ripeti il login perché è scaduto, devi cambiare la password. Dopo io scrivo invece sei entrato, questi sono, che ne so, i tuoi task di oggi. Sto dicendo quale sarà l'approssimazione che l'utente può compiere. Quando nei casi d'uso dicevamo, il sistema risponde mostrando all'utente questo. E vuol dire che deve esserci da qualche parte una parte di codice che qualcuno ha scritto che a fronte di quell'input dell'utente generi una pagina HTML che contenga quell'output, il quale poi potrà essere mostrato all'utente stesso. Adesso, nel caso dei casi d'uso, non lo diciamo, non lo vediamo questo perché un caso d'uso è ancora indipendente dalla tecnologia. Ma qualora un caso d'uso venisse implementato, volessimo implementarlo con tecnologia web, dietro ogni frase il sistema mostra, il sistema vede, il sistema fa, il sistema calcola, il sistema verifica. C'è scritto cosa deve fare quel software lì. Qual è la logica secondo cui questo software deve operare? Ovviamente questo software opera sulla base, da un lato, delle informazioni che riceve dall'utente, cioè cosa ha inserito l'utente nei vari campi interattivi e quali link ha selezionato, quali bottoni ha selezionato, ma dall'altro lato, ovviamente, la logica di business avrà accesso anche a tutti quelli che sono i dati di sistema, il modello concettuale, il database. Un altro compito, diciamo così, complementare che invece si sobbarca al server applicativo è questa frasetta
Sibillina qui implementa i meccanismi di sessione, di cui torneremo però tra un attimo, su cui torneremo però tra un attimo. Che è un po' separata dal resto. Allora, se vogliamo mettere in uno schema logico ciò che abbiamo detto, abbiamo aggiunto al server web un secondo livello che è il server applicativo, e continua a valere il discorso che facevamo la volta scorsa, un server in più vuol dire un livello logico in più, poi potrà voler dire server fisici diversi oppure condivisione dello stesso server fisico, non sappiamo, non ci interessa, ma dal punto di vista logico sono due elementi separati. Ecco, che cosa è cambiato? Fino a qua non è cambiato nulla. Dov'è il mouse? Fino a qui, fino a questo livello, non è cambiato nulla. Nel senso che l'interazione tra client e server web è indipendente dal fatto che i contenuti delle pagine HTML siano già predefiniti tutti, tutte le possibili pagine del mondo, oppure vengano generati dinamicamente nel momento in cui vengono richiesti. Ciò che cambia è come si comporta il server web. Il server web riceve una richiesta che non è più di una pagina statica, ma di fatto la possiamo chiamare un comando, richiesta di fare una certa cosa, sempre codificata nella URL, e il server web è un componente standard, dicevo. Lui non sa cosa fare, non sa avere dei comportamenti personalizzati. Se il comando è fai il login dell'utente, faccio sempre questo esempio perché è più semplice, un server web non sa neanche cosa voglia dire login, non sa neanche cosa vuol dire utente. Lui sa che cosa vuol dire HTTP e basta. Okay? Questo è il suo mestiere, lo fa bene ma fa solo quello. Allora ogni volta che un server web vede una richiesta che non può soddisfare direttamente, cioè una richiesta dinamica per la quale non corrisponde un file statico da restituire, che può essere un file HTML, un'immagine, o un PDF da scaricare, ma un file che sia già presente. Ecco, ogni volta la richiesta sia relativa a un contenuto dinamico, web server alza le mani e dice non è per me. Passa la richiesta a qualcun altro che la sappia esaudire, la sappia prendere in carico. E questo è il livello applicativo. Poi nella pratica è tutto molto più semplice, nel senso che se io richiamo una pagina e si chiama index.php, anziché index.html, il server web è configurato in modo da dire se la pagina finisce con HTML cercala su disco, se la pagina funziona, finisce con PHP passala all'interprete PHP, il quale saprà poi cosa deve fare. E index.php sarà il nome dello script salvato su disco che l'interprete PHP dovrà eseguire. Ma questo è un dettaglio tecnico, no? Il concetto è che alcune risposte HTTP possono essere già fornite direttamente dal server web senza nessun intervento applicativo. E queste sono le risposte di tipo statico, le immagini. Tutto il resto, le pagine dinamiche, invece vengono passate, la richiesta viene passata all'application server, il quale riceve il comando, riceve eventuali parametri associati a questo comando, quindi se voi inserite qualche cosa in un campo, il testo che avete inserito in quel campo viene passato ovviamente all'application server, deve sapere cosa avete scritto, cosa avete fatto. A questo punto l'applicazione lavora con la sua logica, dipende da che istruzioni c'è scritto il programmatore, che come scopo principale ha quello di creare un file HTML che viene immediatamente catturato, preso dal server web e rispedito indietro verso il browser. Questo file HTML, una volta che è stato spedito dal browser, viene dimenticato, cancellato, buttato via. Non serve più. Se io faccio aggiorna della pagina web, tutto ricomincia da capo. Quindi mi verrà rigenerata una nuova pagina HTML, probabilmente dalla stessa logica applicativa, dalla stessa pagina, dallo stesso software, che magari conterrà gli stessi contenuti, oppure no, dipende se nel frattempo è cambiato qualcosa. Quindi questo permette all'utente che sta da questa parte di navigare dentro delle pagine interattive, quindi i cui contenuti possono variare in funzione di due, no?
input, che sono le informazioni fornite dall'utente e le informazioni presenti, accessibili, diciamo, a questo livello applicativo, che saranno probabilmente presenti nella base dati, ma che per ora non c'è ancora in questa figura. Allora, che cosa abbiamo aggiunto? Cosa dobbiamo aggiungere alle tecnologie che già conosciamo per rendere questo possibile? Beh, dobbiamo aggiungere tre piccoli ingredienti. Uno è il modo affinché l'utente possa non solamente cliccare su dei link, ma fornire dei dati in input al sistema. Finché le pagine erano statiche, non serviva a nulla fornire degli input, perché tanto il sistema non sapeva cosa farsene, la pagina era quella che poteva, con la quale poteva rispondere. Ma se a questo punto voglio attivare delle cose, metto lo username, e questo username che viene scritto dall'utente dentro il browser, in qualche modo dovrà arrivare verso il server. Quindi nel pacchetto richiesta HTTP, che finora, dicevamo ieri, consta di una riga sola, get nome della pagina, devo trovare un posto per poter mettere anche i parametri. L'utente nel campo login ha scritto Pippo. E un modo è quello definito dall'estensione post dell'HTTP che mette queste informazioni nel corpo della richiesta. Quindi dopo aver tutti gli header della richiesta c'è una riga vuota e poi dopo c'era scritto login uguale Pippo. Ma un'estensione, diciamo così, una parte del protocollo HTTP che permetta all'utente di specificare dei dati, delle variabili, dei parametri al server. Vengono ricevute dal server web che non sa che cosa farsene e li passa al server applicativo. Quindi la prima estensione. La seconda estensione è un meccanismo attraverso cui il server web possa agganciarsi a un server applicativo. Posso immaginare, voglio immaginare che i linguaggi di programmazione possano essere tanti e di non definire delle architetture troppo rigide che obblighino il programmatore a usare un certo framework di programmazione piuttosto che un altro. Allora, i server web tutti si sono dati a un certo tipo di flessibilità in cui sia possibile innestare dentro il server web linguaggi diversi. Ad esempio, il server Apache da solo, quando lo scaricate, non è in grado di interpretare pagine PHP e poi dovete scaricare un modulo, in quel caso lo chiamo così, un modulo aggiuntivo che si collega al server Apache principale e che gli dà la capacità, contiene questo modulo aggiuntivo, l'interprete PHP, la capacità di interpretare quel linguaggio. Ma se voi ad Apache volete aggiungere la possibilità di eseguire invece pagine o richiamare pagine JSP, dovreste invece scaricare, installare e configurare un modulo diverso che permetta di fare il ponte rispetto a un container applicativo Java, come ad esempio Tomcat o altri software del genere. Quindi, in qualche modo, quando dicevo il server web non lo sa fare e quindi lo passa a un server applicativo, devono esserci dei modi attraverso cui chi sviluppa linguaggi applicativi possa in qualche modo estendere il server web in un modo possibilmente standard, in modo che la stessa estensione possa funzionare anche su server diversi, dandogli la possibilità di capire o di attivare, no, linguaggi di programmazione diversi. Negli anni questi meccanismi di integrazione si sono sempre via via più raffinati per dare maggiore efficienza. Cioè il tempo che perdo in cui il server web riceve la richiesta, capisce che non è sua e la passa all'application server il quale comincia ad eseguirla, quello è tutto tempo perso. Il tempo comincia a essere utile quando l'application server comincia a eseguire la prima riga di istruzioni, ma tutto il tempo precedente è tutta latenza persa. No? E quindi si è cercato di portare il livello applicativo sempre più vicino, addirittura dentro il server web, come estensione modulare, no? Con i moduli di estensione dei server web stessi. I primi meccanismi erano estremamente farraginosi, cioè nel senso che l'applicazione, si chiamavano CGI all'epoca, Common Gateway Interface, era uno standard attraverso cui il server web, quando riceveva una richiesta, poteva attivare un processo diverso. Cioè lanciamo un'applicazione, lanciamo un programma nuovo da zero, un programma che doveva essere letto da disco, inizializzato, eccetera, eccetera, si perdeva una quantità di tempo incredibile. Erano molto separati, poi sono stati via via sempre più integrati fino ad arrivare appunto alla logica applicativa integrata dentro il web server.
come modulo. Ecco, il terzo ingrediente, l'abbiamo già citato, è lo sviluppo di opportuni linguaggi di programmazione, come il PHP per fare un esempio, che facilitassero la creazione di queste pagine dinamiche, la definizione di queste pagine dinamiche. Per quanto riguarda il primo ingrediente, cioè passare i parametri, in realtà cioè il modo principale è stato, come dicevo, quello di aggiungere i parametri dentro la richiesta. In realtà è possibile anche con la estendere una modalità get usando un'estensione della sintassi delle URI che comprende il carattere di punto interrogativo. Cioè, quando voi vedete gli indirizzi che a un certo punto contengono il carattere di punto interrogativo, questo separa il path in due parti, a parte la componente server. C'è una prima parte che rappresenta il file a cui facciamo riferimento, e in questo caso non sarà più un file statico da scaricare, ma sarà un file che contiene un programma o uno script da eseguire. Quindi attraverso questa prima parte io sto dicendo al server web: caro server web, devi attivare il server applicativo su questo file, su questo programma. E poi c'è la seconda metà, quella che segue il punto interrogativo, che contiene i parametri da passare a quel programma. Parametri che vengono presi dal server web e passati tali e quali al server applicativo, e parametri che sono del tipo, come tutta la tecnologia web, è basata sempre su uno stesso schema mentale, tutte le informazioni sono sempre sotto forma nome uguale valore o chiave uguale valore. Quindi l'insieme di parametri significa una serie più o meno lunga di coppie nome valore, nome valore, nome valore, che dà un valore specifico, cioè quello che ha dato l'utente, a una serie di parametri, ciascuno dei quali ha un nome particolare dato dal, che è scritto dentro HTML, che è stato creato, definito dal programmatore. L'effetto netto qual è? È che su un server a 30.000 km da qua, quando clicchiamo su un link stiamo attivando un programma e stiamo passando a questo programma certi parametri. Questo programma lavora e alla fine sputa un HTML, fatto apposta per noi, su ordinazione. E poi ci penserà il server web a rimandarselo indietro. Quindi se lo vogliamo vedere sull'asse dei tempi, rispetto a prima, ciò che ho cambiato è che anziché semplicemente leggere un file da un disco, ho un tempo di elaborazione, che qui è indicato da T4 a T5, nel quale lavora a livello applicativo. Quindi ho disegnato un pochino più lungo per suggerire che magari effettivamente lì c'è qualcosa da fare. Deve fare dei controlli, deve decidere, deve prendere decisioni e poi alla fine generare l'HTML che viene rimandato indietro in modo analogo alla volta scorsa. L'interazione tra browser e web server invece è totalmente immutata, non è cambiato niente. Ciò che cambia è l'integrazione lato web server di una logica applicativa. Rimaniamo ancora su questa figura per fare un accenno al punto che vi ho detto prima, i meccanismi di sessione. Adesso non entriamo nel dettaglio, anche se a me è sempre sembrato molto interessante il modo in cui hanno risolto questo problema. Noi dobbiamo conciliare due visioni completamente diverse del mondo, nel nostro piccolo. Una è la visione del protocollo HTTP. L'abbiamo visto ieri, è un protocollo senza memoria. Se io ti faccio 40 richieste, no, quant'erano? 53 richieste di fila, tu server web le concepisci, le tratti, le ricevi come se fossero 53 richieste totalmente indipendenti, scorrelate l'una dall'altra. Ok? Vabbè, funziona così. Ma quando sto pensando al web non più come una raccolta di documenti, ma come un'applicazione con cui interagisco, ecco, pensate alla cosa più semplice di questo mondo. Entro su un sito e faccio il login. Poi navigo dentro questo sito. Faccio un click, ne faccio un altro, ne faccio un altro, ne faccio un altro. Dopo che ho fatto 18 click,
La nostra percezione è che il sito si ricorda che abbiamo fatto login prima, no? Cioè il fatto che io, quando io farò il 19° click, il sito risponderà in un modo o in un altro a seconda che io abbia fatto 19 clic fa, login corretto oppure sbagliato. Si ricorda il sito di cosa abbiamo fatto la pagina prima. Quando clicco su inbox nel mio programma, nella mia interfaccia di posta elettronica, la videata successiva mi fa vedere l'elenco della mail arrivata. Se clicco su posta inviata mi farà vedere nella pagina dopo l'elenco della posta ricevuta, scusate, inviata. Quindi vuol dire che le pagine successive dipendono da che cosa ho fatto nelle pagine precedenti. Ma il server web non ci riconosce neanche. Non sa neanche se siamo noi. Avete visto tanto quegli, ogni tanto ci sono quegli scherzi su YouTube in cui c'è una persona che parla a un altro, e poi a un certo punto questa persona viene sostituita e l'altro continua a parlare con una persona diversa, no? Essere un server web è un po' una cosa di questo genere. Tu hai tante persone diverse che ti parlano, ma non sai se è la stessa di prima o no, non te ne accorgi neanche. È un po', se io voglio fare un paragone, ci hanno giocato molti film su questo. Avete presente Alla ricerca di Nemo? Dove c'è la pesciolina che è smemorata. Allora, un server web funziona così. Chi non ha visto Nemo avrà visto 50 volte Il primo bacio, anche un altro film che esattamente giocava sulla stessa cosa. Ma non avete cultura, c'è una certa percentuale di persone che deve andare a casa a guardare il film. In cui c'era una ragazza che a seguito di un incidente, ogni volta che si addormentava al mattino si svegliava senza memoria di cosa è successo nel giorno precedente. Un server web è così. Se io fossi un server web, mi arriva un utente, diciamo che sono il server di Gmail. Mi arriva un utente e mi dice: senti, questo è il mio login e la mia password. Io dico: ok, va bene. Questo è l'elenco delle tue cartelle. Finisce lì. Mi sei arrivato, mi hai dato delle informazioni, le ho elaborate, l'application server che sta dietro di me le ha elaborate, e ti ho dato una risposta, disegnandoti una pagina HTML. Poi tu clicchi su uno dei messaggi e mi dici: fammi leggere il primo messaggio. Allora, per me, server web, che tu mi dica fammi leggere il primo messaggio, non mi dice nulla, perché non so chi sei, non so più, ma mi sono presentato un attimo fa, ho appena dato la password, ma non me la ricordo più. Non so chi sei, non so il primo messaggio di chi, di che cosa, di quale cartella, di quale ora, di quale pianeta. Mi manca il contesto nel quale dare esecuzione alle richieste successive alla prima. Il server web questo non lo sa fare. Questa è stata una scelta di progetto del protocollo HTTP. Ha fatto di tante richieste separate l'una dall'altra. Allora, noi abbiamo un protocollo che non mi supporta la gestione di una sessione di navigazione, cioè il fatto che, cosa vuol dire sessione? Vuol dire una serie di pagine, una dopo l'altra, correlate tra di loro, che condividono un contesto comune. Se vado in un sito di shopping, metto un oggetto nel carrello, mi aspetto che rimanga nel carrello, non che sparisca. O non che vada a finire sul carrello di un altro utente perché il server web non sa più qual è l'utente. Allora, visto che il server web però non è capace a fare questo lavoro, è un lavoro che ricade sulle spalle del livello applicativo. Quindi tutti gli application server, oltre a dare al programmatore la possibilità di scrivere le sue funzioni, fanno anche un lavoro aggiuntivo abbastanza dietro le quinte, in modo automatico, più o meno non nascosto, ma diciamo così, non necessariamente esplicito, cioè lo fanno da soli, implicitamente, se sono configurati per farlo,
di gestire le cosiddette sessioni. Allora, se io sono una di queste persone che dimentica tutto e devo avere un dialogo continuo con una persona, ricordandomi che la persona si ricorda chi sono io, ma sono io che da una frase all'altra, da una risposta all'altra mi dimentico tutto, come posso fare? E dovrò in qualche modo scrivermi tutto. No? Nel caso del 50 volte il primo bacio c'era il fidanzato che ha registrato una videocassetta in cui raccontava tutta la loro storia di quando si erano conosciuti, innamorati, eccetera, eccetera. E questa ragazza ogni volta si svegliava al mattino, non sapeva dove fosse, guardava la cassetta che riassumeva gli ultimi 10 anni della sua vita, piangeva un'ora e poi tornava su e viveva il giorno in più, in un certo senso, no? Quel dilemma non aveva un finale così sofisticato. Non aveva risolto il problema. Quindi, in qualche modo devo avere, se non ho memoria, o se la memoria si cancella, devo avere un supporto esterno in cui scrivere le informazioni. Allora, se tu mi dici una cosa, io prima di perdere la memoria me la scrivo su un pezzo di carta. Così ce l'ho qui. Quando tu dopo verrai a dirmi dammi il primo messaggio, dico aspetta un attimo, chi è questo? Non lo so, ma vado a leggere perché me l'hanno scritto. Ah, è tizio, ha questa password. Allora il primo messaggio vuol dire quello. E mi scrivo anche che gli ho fatto vedere il primo messaggio. Gli faccio vedere il messaggio, dimentico tutto, ma il foglio rimane. Quindi, gestire una sessione significa a livello applicativo tenere memoria, tenere traccia, a livello applicativo perché web server non lo sa fare, di delle informazioni salienti, importanti, relative alle interazioni precedenti. Cioè chi è l'utente, che preferenze ha, che lingua sta usando, in che cartella ha aperto, eccetera, eccetera. Questa è la prima metà del problema, della soluzione, scusate. A livello applicativo si salva le informazioni. Ma poi, se un sito non è visitato da un utente solo, ma da 3 utenti, il livello applicativo avrà davanti a sé 3 fogli diversi su cui si è scritto lo stato dell'interazione del discorso con 3 utenti diversi. Allora, quando arriva la prossima richiesta, voglio mandare un messaggio? E chi sei dei tre? Il fatto che io sappia tutta la storia di che cosa ho detto al tizio 1, cosa ho detto al tizio 2, cosa ho detto alla tizia 3, poi quando mi arriva la nuova richiesta non mi aiuta minimamente a capire chi era questo. Allora, per poterlo fare, quindi io l'informazione ce l'ho, ma ho ancora l'imbarazzo di capire qual è l'utente con cui sto parlando, dei vari utenti che in questo momento sono attivi. Non posso, a questo punto non posso farlo da solo, devo chiedere la tua collaborazione. Devo dirti, senti, quando ci conosciamo, la prima volta che ci conosciamo, prendi questo. Io ci scrivo sopra un codice mio, 32, 27. Tieni. E poi lo scrivo sull'altra metà del foglio, 27. Lo strappo e te ne do un pezzettino. Con la preghiera di dire, senti, capiscimi. Ho dei problemi io, tutte le volte che mi parli, fammi vedere il bigliettino che ti ho dato. Allora, avrò dato a lui un certo bigliettino, avrò dato alla seconda persona un bigliettino con un numero diverso, se non sono cretino questi numeri sono diversi tra di loro, e ogni volta che mi arriva una nuova richiesta non mi arriverà la richiesta nuda, ma mi arriverà la richiesta accompagnata da una copia del numeretto. Avendo la copia del numeretto, io riesco ad abbinarla col foglio giusto, con la storia di sessione giusta e quindi dà la risposta sensata. Ho dato all'utente un pezzettino di informazione minimale, che all'utente non dice nulla, non dà informazioni, non c'è scritto qual è la mia password, non c'è scritto qual è la mia posta, niente. È un codice. Una chiave
che permette di aprire una cassaforte che mi tengo io server. Quindi collaboriamo nel senso che io ho una cassaforte che si apre con una chiave che ho dato a te. Tu quando ti presenti mi presenti la copia della chiave e con quella io riesco a aprire lo sportellino, la cassaforte, la busta che contiene i dati relativi alle tue interazioni. Questo pezzettino si chiama cookie. I famosi cookies sono un'estensione del protocollo HTTP attraverso i quali il server, chi l'ha creato il cookie? Il server. Ha creato un bigliettino con un'informazione sintetica, 10 byte, 50 byte, 100 byte, poca roba, e in risposta alla prima volta che ti ho visto, alla prima richiesta, il server applicativo dice: guarda che questa richiesta è nuova, l'utente non lo conosco. Perché non lo conosco? Perché non mi ha dato il cookie. Allora generiamone uno nuovo e diamoglielo. Quindi quando ti do la risposta HTTP ti do anche insieme il cookie. La promessa che fa il browser è di dire tutte le volte successive, da adesso in avanti, che io browser contatterò te server, quel server lì, non gli altri, tu che mi hai dato quel bigliettino, ti presenterò una copia del cookie stesso. Allora, attraverso questo meccanismo di doppio cieco, in un certo senso, l'application server riesce a mettere a disposizione del programma, del software, della logica applicativa, le informazioni sull'utente che sta navigando. E fare in modo che la logica applicativa possa salvarsi delle informazioni per poterle poi rileggere una volta successiva. Anche se nel frattempo a livello web ci sono state tutte queste amnesie. Amnesie ci sono, rimangono, ma a livello applicativo tutte le volte, prima di dimenticare, chiudi una busta di informazioni, poi dimentica tutto, poi alla pagina successiva va a riprendere la busta e riprende le informazioni e poi dà il controllo a livello applicativo. È tutto un gioco di dimentica e ricorda di nuovo, continuo. Un mal di pancia terribile, che adesso è lenito dal fatto che ci sono linguaggi di programmazione che lo fanno in automatico, tutta colpa di chi ha deciso che l'HTTP doveva essere un protocollo senza memoria. Ma perché era un protocollo per condividere documenti, mica un documento a memoria di essere letto? Però stiamo usando un protocollo di condivisione di documenti per creare applicazioni. E quindi l'abbiamo voluto noi. Riempire i buchi che sono rimasti in mezzo di funzionalità. Ok? Sì. No, il cookie contiene un codice di sessione. Andiamo a prendere il nostro sito, che tra l'altro non è particolarmente interattivo. No, non è questo, scusate. Così lo vediamo. Qua. Carico questa pagina. E nella risposta, che ricevono nel caricare una pagina. Aspetta, la faccio. La ricarico da zero, perché non era da zero. Ho caricato questa pagina da zero. Il server mi ha settato questo codice qua. Sono delle cose che non contengono, dopodiché il server sta tenendo traccia di qualche informazione relativa alla mia navigazione, non lo so. In questo caso il server PHP usa diciamo, il prodotto che si chiama Joomla per gestire siti. Joomla se ne farà qualche cosa della sessione. Mi dà questi codici. Questi codici non contengono i dati che il server si è tenuto su di me. I dati li ha lui e io non ho modo sul browser di vedere quali siano questi dati, né di modificarli. E
È solamente un codice il più possibile casuale, il più possibile difficile da ripetere, da inventare, da intercettare per caso, che mi permette alla pagina successiva. La pagina successiva cosa succede? Io clicco su una voce e il browser, vedete che è molto più breve il dialogo perché ormai tutto è già in cache, nella richiesta. Quindi ciò che il browser ha mandato al server, c'è una copia del cookie, tale e quale, identica, carattere per carattere. Il server mi ha mandato un cookie, io glielo ridò tale e quale, tanto non saprei cosa farne. Se lo modificassi in qualche modo, il server non lo riconosce più. Dice, non è un codice che ti ho dato io. Qui ci sono magari miliardi di codici possibili, non è tra i 20 che ho attivi in questo momento. E quindi lo butta via. Io posso solo ripeterlo uguale. A quel punto però il server può usarlo per accedere alle informazioni che il server si è salvato su di me. Io non posso dare al browser delle informazioni preziose su di lui. Cioè, immaginate il danno che potrei fare se sul cookie scrivessi il login dell'utente. Cioè, l'ipotesi della mail, l'utente fa login, Fulvio Corno, password, il server la valida, è corretta, allora ti dà un cookie con su scritto login uguale Fulvio Corno. In qualche modo il server dice, se tu mi ripresenti quel cookie uguale, io so chi sei, e il fatto che tu me lo ripresenti dimostra che io ti ho già riconosciuto in passato e la password era valida. Sembra che io non faccia niente di male a darti un'informazione che avevi già, perché il login lo sapevi già, tu l'hai appena inserito. Il problema non è tanto che io ti do un'informazione che avevi già, ma il fatto che quando tu me la restituirai, io mi debba fidare che non me l'hai modificata nel frattempo. Perché se poi voi volete fare uno scherzo, io ti ho dato un cookie con scritto Fulvio Corno, voi lo modificate, scrivete Marco Torchiano, mi ridate questo cookie e io vi faccio vedere la posta di Marco anziché la mia. Perché mi sono fidato di quel bigliettino dando per scontato che tu mi abbia ridato ciò che ti avevo dato io. Allora, non posso fidarmi di ciò che succede sul computer dell'utente, mai. Quindi il cookie contiene informazione che ha senso solo sul server e che è codificata in modo che il server si debba poter accorgere se l'utente l'ha modificata, se il browser dell'utente l'ha modificata e renderla non più valida. Per questo questi numeri di sessione non sono 1, 2, 3, 4, 5, ma sono delle sventole di numerazzi, perché siano impossibili da indovinare. Capisci che se tu stai navigando su un sito e io sono sulla stessa rete locale e riuscissi a indovinare qual è il numero di cookie che tu stai usando, io imposto il mio browser in modo da usare quel numero lì e si chiama hijacking, dirottamento di una sessione. Io riesco a dirottare la tua sessione su di me e vado avanti, entro non del tuo computer, ma nel server su cui stavi, ti entro sul Facebook e scrivo a Ravazzi che. Quindi è tutto molto fragile, perché sono livelli che in qualche modo ci danno delle funzionalità in più, che si sono aggiunti a un livello di base che non ha nessuna protezione. Dicevamo ieri, HTTP non ha nessun rispetto per la sicurezza. Ma anche lo stesso cookie, se noi lavoriamo su un server, ci colleghiamo a un server HTTP e non HTTPS, su una rete locale, quel cookie viaggia in chiaro sulla rete. Chiunque sulla rete locale lo può vedere. Adesso, se siamo su una rete Wi-Fi, che è con i parametri di sicurezza, allora no, perché viene criptato a livello di rete.
ma non diamo troppo per scontato che le cose rimangano segrete. E molti attacchi di sicurezza sono poi basati su delle imperfette implementazioni, delle assunzioni, intercettare informazioni di questo genere che ti permettono di scavalcare una sicurezza imperfetta. Ma questo è uno dei tanti lavori che deve fare l'application server, ma che via via si devono aggiungere, che sono fatti tutti per compensare delle ipotesi iniziali del web che poi si sono volute e dovute superare. Ne vedremo ancora un paio di pezze che sono state messe per riuscire ad andare avanti. Aggiungiamo ancora un livello all'architettura, il livello dei dati. Allora, finora queste applicazioni web che cosa sanno fare? Niente. Quelle che abbiamo visto. Sì, sanno fare pagine dinamiche, ma sulla base di che cosa mi fanno una pagina oggi diversa da quella di ieri? È per il fatto che nel frattempo sono cambiati dei dati. Quindi nessuna applicazione web sensata può vivere, ma in generale nessun sistema informativo può vivere senza avere a disposizione la possibilità di accedere, leggere e modificare un modello dati. Un database, tendenzialmente un database. Quindi cosa succede? Che quando la logica applicativa viene attivata da una richiesta web, tipicamente legge dei dati, fa delle elaborazioni e poi o inserisce dati nuovi o aggiorna i dati esistenti a seguito dell'interazione che ha fatto. Se io sono sulla mail, schiaccio su cancella, innanzitutto prima l'ho dovuto leggere il database per leggere il contenuto della mail. E poi quando faccio cancella devo cancellare le informazioni opportune, o spostarle nel cestino, o marcarle in qualche modo come cancellata, ma devo modificare i dati. Quindi il nostro server applicativo molto spesso dovrà fare affidamento su dei dati memorizzati a livello inferiore in una base dati. Normalmente si parla di basi dati di tipo relazionale, quindi SQL, quello che avete studiato nei corsi di basi dati. E quindi l'interazione in una base dati relazionale, l'interazione tra l'applicazione e il database è sotto forma di query. Quindi chi scrive questa applicazione scriverà un comando SQL. Questo comando SQL sotto forma di stringa viene mandato al database, il quale lo frulla, lo esegue e restituisce i dati sotto forma di tabella. Questa tabella viene ritornata all'application server, il quale estrae i dati, li analizza ed eventualmente li mette nella pagina HTML o ne mette un suo assunto nella pagina HTML che poi viene rispedita al browser, eccetera, eccetera. Qui si aggiunge questa interazione in più. Queste query, come ben sapete, conoscendo le SQL, possono essere query di select, quindi interrogazioni, update, insert, delete, tutto ciò che volete. Si fa evolvere il contenuto di un database. Normalmente non si fa evolvere lo schema è fissato, ma i contenuti, le istanze, vengono dinamicamente aggiornate. Quindi abbiamo aggiunto un altro livello in più. Livello che aggiunge una quarta riga al nostro diagramma. Abbiamo il server applicativo e il server di database. Io qui ho disegnato il fatto che il livello applicativo chiacchieri parecchio col livello di database, per dire che non è detto che quando arriva una richiesta per generare una pagina web sia sufficiente una query al database per avere tutte le informazioni che mi serve. Tutt'altro. Spesso servono diverse, 2, 3, 10, 15 query per avere tutte le informazioni che mi serve. Ricordiamoci che ogni richiesta parto da zero perché ho dimenticato tutto, tranne quello che mi sono salvato in sessione. Quindi arriva lì, allora l'utente. Devo generare una pagina col sito. Il sito qual è? Ah, qual è il logo del sito? Qual è il colore di sfondo del sito? Qual è il titolo? Quali sono? E sono tutte informazioni che ho configurato nel database. Quindi ad ogni pagina il numero di query necessarie può anche essere elevato.
Ciascuna di queste impone un carico sul server di database che in un'architettura web un po' complessa si ritrova ad essere quasi sempre il componente più tirato per il collo dal punto di vista delle prestazioni, più stressato, che deve fare il lavoro maggiore. Perché tutti gli altri in certo senso ce l'hanno comoda, no? Fanno un pezzettino di lavoro e poi passano la mano, fanno un pezzettino di lavoro e poi passano la mano. Poi a un certo punto c'è questo qui che deve dire: guarda, dammi le ultime 50 mail di questo studente, di questo utente, e di utenti ne ho 12.000 e di mail ne ho 140 milioni. E trovare le ultime 50 di questo significa fare delle ricerche, un ordinamento, eccetera. Il lavoro pesante se lo fa lui. Poi una volta che hai il risultato, l'altro fa bella figura, l'application server, ah, lo metto in bella in HTML con i colori, ma il grosso del lavoro l'ha fatto l'altro, il database. Quindi spesso dal punto di vista hardware, la maggior parte dell'investimento va a finire sul database in termini di hardware, di potenza di calcolo, mentre invece in termini di rete, di connettività di rete, ovviamente va sul lato web server perché lì devo avere dei volumi molto elevati. Non è infrequente avere un server solo applicativo con dietro due o tre server di database che si ripartiscono il carico di lavoro. Cioè, servono più server fisici per gestire le richieste web che un solo application server riesce invece a gestire facilmente. Vabbè, dal punto di vista della programmazione, tanto per avere qualcosa di concreto da mettere sotto gli occhi, sono cose di questo genere. Io ho preso dei frammenti di una pagina PHP tipica in cui l'application server compone una query sotto forma di stringa. E vedete, riconoscete qua delle parole chiave del linguaggio SQL, e questa query in qualche modo è parametrica. Questo simbolo $_request sta a indicare uno dei parametri che era presente nella richiesta HTTP e quindi era stato inserito dall'utente da qualche parte nella pagina web precedente. Quindi l'utente scrive dei cioè voi scrivete in una casella di testo, poi quando fate invio, viene inserito nella richiesta HTTP, che viene spacchettata e ricevuta dal web server, che viene passata all'application server e viene messa a disposizione, ad esempio con questa sintassi, $_request, al software che ha scritto il programmatore, il quale prende il valore che avete inserito, lo ficca dentro una query e manda questa query al database, il quale poi esegue una query personalizzata col dato che voi dall'altra parte del mondo avete inserito. Il database lavora, esegue la query in questa istruzione qui e poi, quindi, qui è una riga sola dal punto di vista dell'application server, dice esegui. Dall'altra parte ci sarà il database server, poverino, che si tira sulle maniche e frulla. Alla fine i risultati arrivano e l'application server li spacchetta, qui c'è un ciclo per indicare, magari ci sono tanti risultati, ne prendo uno per volta, e li elaboro, li metto in HTML o faccio altre cose per rispondere all'utente. Quindi questo è il terzo livello. Allora, se aggiungiamo questi livelli alla nostra figurina, abbiamo detto che il nostro ipotetico programmatore web, per poter lavorare bene lato server, deve avere un ambiente di programmazione, un linguaggio di programmazione opportuno, che gli permette di creare contenuti dinamici, e questo deve poter parlare con un database relazionale. E per parlare deve usare il linguaggio SQL. E quindi abbiamo un linguaggio in più da imparare, da dover conoscere per poter lavorare in quest'ambito. Due note su questa figura, due note sul fatto che il database qua sotto sia un database relazionale. Perché? Beh, principalmente per ragioni storiche. Voi mettetevi nei panni di chi creava siti web dinamici nella seconda metà degli anni 90. Cominciavano a esserci i primi linguaggetti adatti al web, tipicamente si usava Perl o cose di questo genere, e ovviamente per fare applicazioni utili
dovevi trovare un modo per memorizzare i dati su cui lavorare. Le prime applicazioni web memorizzavano i dati su dei file che si creavano da sole. Memorizzare i dati su file, oltre che una noia terribile, una complicazione terribile, è molto complicato quando tu a quei file hai 100 utenti diversi che cercano di fare accesso. Non è che gli utenti accedono al file, gli utenti richiamano delle pagine dinamiche le quali hanno bisogno di leggere o scrivere lì. E quindi diventa molto complicato da gestire, cioè facile da sbagliare, fare errori, eccetera. E quindi i programmatori a quell'epoca si sono guardati intorno e hanno detto: cos'è che può aiutarci a risolvere questo problema? È tutto così, eh? C'è un problema e cerco di trovare una soluzione. Cos'è che può aiutarci a risolvere questo problema? Otto, guarda, c'è una tecnologia strana, un po' stramba, che viene usata sui mainframe solamente, che si chiama base di dati relazionali. Vuoi mai che la possiamo usare? Allora, tenete presente che all'epoca di database open source relazionali non esistevano. Esistevano alcuni grossi nomi, tra cui l'IBM, l'Oracle, eccetera, che avevano i loro prodotti commerciali iper costosi. Cominciavano a nascere in quegli anni lì i primi prodotti liberalmente utilizzabili. Allora, ovviamente, i programmatori si sono buttati a pesce. Sì, abbiamo risolto i nostri problemi. E quindi hanno cominciato a usare database relazionali per gestire i dati di cui il sito aveva bisogno. Il percorso che facciamo in questo corso è quasi l'inverso. Parto dai dati e poi definisco le funzioni, poi definisco l'interfaccia che magari faccio in modalità web. Perché noi possiamo avere la tranquillità di avere 20 anni di storia dietro di noi e aver imparato come si fanno le cose. All'epoca era diverso, avevo un sito, dovevo fare una certa cosa, ho bisogno di memorizzare dei dati, dove li metto? E quindi risolvo il problema, faccio quattro tabelle in croce e le memorizzo in un oggetto che si chiama database. Va bene, problema risolto. Aggiungo un pezzo che non c'entra niente, l'SQL, me lo devo imparare e vabbè, sarà mica la morte. Questo un pochino sta cambiando, nel senso che i database relazionali sono molto buoni per gestire anche grandi quantità di dati, ma strutturati, che abbiano una struttura ben definita, una struttura forte, i vincoli relazionali, i trigger, eccetera, eccetera, gli schemi rigidi. Però pagano un pochino in prestazioni questa loro potenza di rappresentazione. Allora, dei sistemi, il primo che l'ha pubblicizzato è stato Twitter. Sistemi come Twitter, che hanno un modello dati che fa ridere. Dov'è il modello dati di Twitter? Utente, tweet, fine. Follower, via, proprio. Tra tabelle, fatto tutto. Ma di queste tabelle ne ho miliardi o decine di milioni di nuovi record al giorno, o decine di migliaia all'ora, e lì andrà veloce. Non ho bisogno di integrità referenziale o altre cose complicate. Il mio database è semplicissimo, ma deve correre tanto. Allora, tutti i meccanismi di locking, di incitazione, eccetera, dell'SQL facevano perdere troppo tempo. Allora, sono stati i primi a lanciarsi verso database non relazionali, cioè cui i dati non fossero memorizzati secondo uno schema rigido, ma con uno schema libero, dove ovviamente la responsabilità che i dati fossero coerenti a questo punto non è più del database che ti fa i controlli, ma del programmatore che non ci mette dentro porcheria, ma con una velocità di esecuzione molto maggiore. Allora, ci sono alcuni contesti di nicchia, soprattutto dove ho grossi volumi, grosse velocità di elaborazioni, e potenzialmente anche dati in forte evoluzione, come tipo di formato. Tutte le applicazioni che adesso in cui si parla di reti di sensori, smart cities, eccetera, in cui vengono potenzialmente raccolti dati da qualunque sensore capiti per strada, il tipo di dato che ti arriva è diverso. Come fai a dire convertilo in questo formato rigido? Allora, si sta aprendo tutto un mondo di database non relazionali, no? Di nicchia per quei settori lì. Ma non è ancora, diciamo così, a parte alcune esigenze specifiche, alcuni sistemi informativi specifici, nella maggior parte dei casi si usa ancora il modello SQL.
Modello SQL che tra l'altro ha un altro grosso handicap, quindi riassumendo per punti, uno, hanno usato quello perché era l'unica cosa disponibile al momento in cui hanno cominciato a salire di complessità i siti e avevano bisogno di memorizzare dei dati. Due, è un modello che regge ancora oggi, tranne alcune nicchie che hanno bisogno di prestazioni particolari, che stanno guardando oltre a tipi di database diversi. Terzo punto è che la filosofia con cui è nato, è stato progettato il server di database, non può essere più lontana dalla filosofia con cui invece è stato inventato il web. Cos'è una richiesta HTTP? È una cosa piccola a cui devo rispondere più in fretta possibile e dimenticarmi tutto subito dopo. È l'esatto contrario di cosa fa un database. Un database funziona bene se io apro una connessione con quel database alle 8 del mattino quando arrivo in ufficio. Dentro questa connessione faccio girare 100.000 query, però sono sempre io, ho fatto il login una volta sola, farò tante query sugli stessi dati, sullo stesso database, quindi il database può ottimizzare le sue risposte, può mantenersi in cache le tabelle che sa che io uso più frequentemente, le query che sa che io uso più frequentemente, alla fine della giornata chiudo la connessione. Quindi il database è stato pensato per una connessione che dura ore, dentro la quale avvengono molte query, anche potenzialmente complicate o pesanti. Noi dove li costringiamo a lavorare questi database? Con connessioni che durano meno possibile, 20-30 millisecondi, poi via, in cui devo fare tre query banali, semplici, stupide. Però va bene così. Nel senso che ovviamente questo crea problemi di prestazioni che poi, non entro nel dettaglio, si devono risolvere con opportuni trucchi, livelli di caching, connection pooling o storie di questo genere, per permettere di far lavorare il database un pochino più vicino rispetto a quale sarebbe il suo modo di lavorare ideale, perché altrimenti mi va a rallentare il sistema e a porre un requisito maggiore in termini di hardware. Se lui lavora male vuol dire che usa più tempo per dare risposte e a parità di utenti finali, se un componente usa più tempo ne devo mettere di più in parallelo per mantenere il carico e quindi mi costa di più. Quindi anche qua a livello architetturale non è la scelta ideale, se potessimo fare questa scelta a tavolino probabilmente sceglieremo qualcosa di diverso. Ma tutta questa costruzione è avvenuta in senso storico, non è stata progettata dall'inizio. E quindi ogni volta si è aggiunto il componente che in quel momento andava meglio e poi non lo tocchi più perché funziona, perché tanta esperienza, tante librerie, tanti prodotti che ormai danno per scontato che sia così. Ecco, fin qui abbiamo lavorato sul lato server. Abbiamo fatto molti passi avanti. Il problema è che l'utente che sta lassù continua a vedere sempre la stessa cosa. Una bella pagina HTML statica in cui l'unica cosa che può fare è eventualmente cliccare su un link o inserire dei dati in un campo. Non ci faccio Gmail con sta roba, non ci faccio Facebook con sta roba. Cosa mi serve? Mi serve dare all'utente in mano maggiore interattività. Qui abbiamo l'interattività che avete su questo sito essenzialmente, no? Che è un sito dinamico, pardon, che è un sito dinamico ma per nulla interattivo. Sì, vabbè, clicco qua e vedo delle cose diverse, va bene. È molto diverso dall'interazione di un sito, appunto, un social network o cose simili. Cosa manca? Manca la possibilità per l'utente di interagire con la pagina. L'unica interazione che c'è è cambio pagina, vado in una pagina nuova, clicco su un link e mi porta da un'altra parte. Allora devo aggiungere dei componenti che rendano più intelligente il browser. Allora qui facciamo sul lato client lo stesso ragionamento che abbiamo fatto sul lato server. Scusatemi. Sul lato server cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, guarda che il server web è un componente standard, lui non capisce niente di tipo applicativo. Allora gli metto vicino un interprete di un linguaggio affinché un programmatore possa dargli il comportamento specifico.
Idem lato client. Il browser è un componente standard. Cosa vuoi che faccia lui oltre che mostrare pagine HTML? Come fa lui a sapere di quale tipo di interazione ha bisogno l'applicazione? Lui non lo sa il browser. Ma io posso mettere dentro il browser gli interpreti di un linguaggio di programmazione e fare in modo che il programmatore scriva dei frammenti di codice, di programma, che vengono eseguiti qua dentro, dentro il browser. E qui è nato il linguaggio cosiddetto JavaScript, che si chiama JavaScript, inventato da Netscape tanti anni fa, poi standardizzato alla fine, che permette a un browser di interpretare del codice scritto in questo linguaggio. Non fatevi ingannare dal nome, JavaScript non c'entra niente con Java. L'hanno chiamato JavaScript perché la Netscape era una piccola azienda, per la prima volta inserito nel proprio browser versione 2.0, 2.1, l'interprete di una prima versione del linguaggio che si sono inventati loro. In quegli anni la Sun Microsystems stava spendendo fior di soldi per fare pubblicità a Java, che è il loro linguaggio che stavano lanciando per la prima volta. Loro hanno detto, ma dunque, che nome diamo a questo linguaggio? Se lo chiamiamo Java qualcosa, la gente si confonde e i soldi che la Sun spende in pubblicità alla fine giovano anche a noi. Mossa puramente di marketing. Non c'entra niente. Infatti il nome corretto sarebbe ECMAScript, ma è impronunciabile, quindi, perché ECMA è il nome dell'ente che l'ha standardizzato. Fine parentesi. Allora, dentro ho un interprete di un linguaggio di programmazione. Vuol dire che dopo che la pagina è stata visualizzata, lì dentro quella pagina c'è del codice. E chi l'ha scritto sto codice? Un programmatore sul server, che avrà messo dentro la pagina, dentro l'HTML della pagina, un riferimento, un link, a un file JavaScript, che contiene il programma che, visto che c'è quel riferimento al file JavaScript, il browser chiede al server dammi quel file, e una volta che l'ho ricevuto, lo interpreta, cioè esegue le istruzioni contenute in esso. Lo vediamo qua tranquillamente, se prendiamo questa pagina, all'inizio, questo sorgente della pagina su cui ero un attimo fa, all'inizio c'è tutta una serie di comandi script uguale, e fa riferimento a tanti comandi JavaScript, tanti file di tipo JavaScript. Se clicco su uno di questi, questo è cosiddetto codice minimizzato, cioè hanno tolto tutti gli spazi, tutti gli a capo, eccetera, per ridurre la dimensione in byte. Ovviamente il programmatore non l'ha scritto così, no? Perché altrimenti, poverino, l'avremmo già ricoverato. E così via. Questi sono tutti script che vengono, questo qua è invece minimizzato senza anche gli a capo, quindi va tutto così. Ogni volta che clicchiamo su questa pagina, su una pagina del nostro sito, voi vi state scaricando tutti questi programmi, centinaia e centinaia di righe di programma, che, tra virgolette, io ho scritto, no, non ho scritto io, ma tendenzialmente chi ha gestito il server ha scritto, o usando delle librerie per carità, ma che girano sul vostro computer. Per il fatto stesso che voi aprite una pagina, che è quello che magari fa così. Oh, che bello, si muove. Perché si muove? Perché si muove in quel modo? È perché chi ha scritto quel codice JavaScript è andato a intercettare un movimento del vostro mouse. E quando il movimento del vostro mouse è andato a sovrapporsi con una parte della pagina, con un elemento della pagina, allora innesca un'animazione che mostra degli altri elementi della pagina. Ho dato interattività alla pagina. Come? Inserendo dentro la pagina del codice che il browser eseguirà. Quindi il codice, questo file JavaScript, è salvato sul server ovviamente, ma il server non sa che cosa farsene, infatti vedete che il web server lo tratta come se fosse un'immagine, lo prende e lo manda dall'altra parte, quando viene richiesto. Questo file però viene interpretato da questo motore JavaScript che lo esegue. Allora, detto così, sarebbe il virus più potente del mondo,
per il fatto stesso che tu vai su una pagina, il tuo computer comincia a eseguire del codice che il sito, che di nascosto, diciamo in modo trasparente, hai scaricato da quel sito là. Per fortuna, chi ha progettato questo sistema, e poi dopo anni di correzioni di effettivamente virus che hanno sfruttato questo veicolo, questo motore JavaScript è molto molto protetto, nel senso che lui non può vedere niente del vostro computer, può solamente vedere la pagina all'interno della quale è stato caricato, neanche le pagine vicine, neanche i tab vicini del vostro browser, salvo bachi che ogni tanto ci sono e saltano fuori. No? Si dice che questo, il JavaScript viene eseguito, tecnicamente si chiama una sandbox. Sandbox è, avete presente il parco giochi dove vanno i bambini, dove c'è la sabbia, no? Allora, lì dentro possono fare il casino che vogliono, tanto è recintato e non escono, la sabbia rimane lì, giocano nella sabbia, no? È isolato dal resto. Tranne il fatto che il JavaScript che viene eseguito qua dentro può interagire col layout della pagina attraverso un'interfaccia ben definita che prende il nome di Document Object Model, un modello oggetti. Il JavaScript può sapere cosa c'è nella pagina, capire cosa sta facendo l'utente se muove il mouse e dove è andato il suo mouse, e di conseguenza anche modificare il layout della pagina stessa. Aggiungo un pezzo, lo nascondo, gli cambio colore e cose del genere. Quindi l'utente si trova a interagire con una pagina che non è più statica, solo da guardare, ma una pagina nella quale, reagisce e risponde in qualche modo alle azioni dell'utente. Questo si fa con la combinazione di due tecnologie. Beh, la più importante ovviamente è il codice JavaScript. L'altra sono i cosiddetti fogli di stile, che sono delle istruzioni per poter definire tutto ciò che concerne l'aspetto grafico della pagina. I colori, le dimensioni, il posizionamento, affiancati uno sopra l'altro, allineati, i font, gli sfondi, i bordi. Che in qualche modo per rendere la pagina più interessante, più bella, no? E soprattutto anche poi più facile da modificare, le informazioni grafiche non sono scritte direttamente nel codice HTML, ma sono scritte all'interno di questi fogli di stile. Se noi andiamo a vedere la nostra solita pagina cavia, vediamo che oltre ai file JavaScript, da qualche parte, ecco, c'è anche il richiamo, scusate, a una serie di file con estensione CSS, c'è qua, eccetera, che contiene una serie di istruzioni di tipo grafico, posizionamento, dimensioni, i bordi, gli sfondi, i colori, eccetera, eccetera. È un altro linguaggio, ovviamente, questo CSS. È un linguaggio di descrizione tipografica. Ma questo permette molto facilmente al JavaScript di dire fai vedere o nascondi una certa cosa, perché basta modificare un attributo del CSS. Se il JavaScript dovesse modificare a mano il testo HTML diventerebbe pazzo. Invece con il JavaScript ha un accesso ad alto livello sia alla struttura della pagina, l'HTML, sia al suo layout, i fogli di stile. Questa terna o quaterna di tecnologie HTML, CSS e JavaScript e il DOM, che è la libreria che permette di collegare i due mondi, è quello che un paio d'anni fa, due o tre anni fa, prendeva il nome di web standards. Cioè, chi programmava secondo i web standard lo faceva usando nel modo corretto queste tecnologie. Perché poi magari c'erano tanti modi diversi di ottenere lo stesso effetto, ma più o meno puliti dal punto di vista architetturale, più o meno arrangiati, accrocchiati, oppure più o meno... lo stesso effetto lo posso usare magari modificando l'HTML per cancellare un pezzo, un elemento, oppure modificando il foglio di stile per dire quell'elemento rendilo non più visibile. E allora siamo, si è fatto un salto di qualità per cercare di usare correttamente queste varie tecnologie. Tutto questo
ci ha portati avanti, ma ci manca ancora un ingrediente. Con questo non riusciamo ancora a fare Facebook o Twitter o Gmail. Riusciamo a fare magari dei videogiochi carini. Sono sulla pagina e gioco, interagisco, eccetera. Vi faccio l'esempio per capire cosa mi manca. Prendiamo Google e scriviamo sistemi informativi. Allora, qui siamo su una pagina, immaginiamo che qui dentro sicuramente c'è del JavaScript caricato, non so che cosa faccia. Scrivo la S di sistemi informativi. Allora, nel momento in cui ho scritto la S, capita quello che ci aspettavamo, l'autocompletamento. I, S, eccetera, eccetera. Ma cosa sta succedendo? Che mentre io schiaccio delle lettere, il contenuto della pagina cambia. Bene, JavaScript lo sa fare. Ma come fa a sapere che cosa scrivere lì dentro? Cioè, quella pagina non potrà mica avere precaricato tutto il dizionario dell'universo. Il limite di questa figura che abbiamo visto è che la pagina è sì interattiva, ma questo codice JavaScript, che è nella sandbox, non può vedere niente, è obbligato a lavorare solamente con le informazioni che già aveva quando la pagina è stata caricata. Non può dopo, vorrei sapere cos'è che inizia con S. A chi lo chiedi? Per poter fornire, e l'autocompletamento, il suggest è stato il primo di queste funzionalità a essere introdotta, da cui poi tutto, è stato necessario aggiungere al codice JavaScript la possibilità, partiamo da questa figura, poi la vediamo nelle altre figure, la possibilità, dopo che è stato caricato, di contattare ulteriormente il server dopo per dire, senti, ma mi dici anche questo? Cos'è che inizia con S? Cos'è che inizia con SI? Cos'è che inizia con SIS? Eccetera. Quindi la possibilità per, a questo punto, sai, dopo che la pagina è arrivata sul browser, il server se n'è dimenticato, ormai è dietro 100 secoli fa. Chi sta lavorando è il JavaScript sulla pagina client. A un certo punto l'utente fa qualche cosa e il JavaScript dice, mi piacerebbe sapere per poter, che so, fornire suggerimenti all'utente, quali sono, visto che lui ha scritto queste tre lettere, quali sono i modi possibili di completarle. Lo chiedo al server. Quindi per la prima volta l'unico chi può fare una richiesta al server non è solo il browser, che finora era l'unico che poteva chiederlo. Finora quando io cliccavo su un link il browser fa una nuova richiesta HTTP. Adesso abbiamo dato il permesso anche al codice JavaScript, che per il resto non può vedere niente del vostro computer, è al chiuso, al nascosto, ma può fare delle richieste HTTP in un modo fortemente limitato, ad esempio solamente al server da cui proviene, non ad altri server in giro. Richieste HTTP che sono di tipo però, come si dice, asincrono. Asincrono rispetto a cosa? Rispetto alla pagina. Cioè sono richieste che non fanno cambiare la pagina. Normalmente una richiesta HTTP è una richiesta per la quale il server risponde con una nuova pagina HTML che butta via quella vecchia e la sostituisce. La nuova pagina. Nel caso delle richieste del JavaScript a me non interessa ricaricare una pagina intera, a me interessa, io ho scritto S, dimmi le quattro voci che devo inserire. Inserire nella stessa pagina. Allora, è una chiamata di tipo asincrono perché l'esecuzione di questa chiamata non modifica la pagina, non fa uscire, terminare la pagina, creare una pagina nuova, ma in modo asincrono, in parallelo, può modificarne il contenuto. Questa tecnica si chiama AJAX, che sta per Asynchronous JavaScript and XML. Asincrono perché appunto avviene in modo in parallelo, in background, senza che ce ne accorgiamo, senza bloccare la navigazione,
J è JavaScript, perché tutto si basa su JavaScript, and, vabbè, and, X è XML, perché le prime implementazioni di questa cosa prevedevano che il server... Cosa succede quando faccio una richiesta? Arriva il server la girerà ovviamente su un'applicazione web, alla quale a questo punto però non viene chiesto dammi una nuova pagina HTML, ma dammi questi quattro dati che mi servono. Quindi che vedete che l'applicazione web o restituisce un file HTML, oppure quando viene richiamato in modo asincrono restituirà solamente dei dati grezzi. Dati che poi verranno veicolati con la risposta HTTP al JavaScript che l'ha richiesti, che saprà che cosa farsene, ad esempio mettere, disegnare un rettangolino con i suggerimenti. Questi dati sono codificati come? Beh, all'inizio si è pensato di cominciare a codificarli in linguaggio XML, poi ci si è accorti che l'XML era troppo verboso, lento da creare, lento da analizzare, quindi si è passato in una rappresentazione più semplice, basata sulla sintassi JavaScript che si chiama JSON. Però oramai il nome AJAX è rimasto, e AJAJ non l'hanno fatto, perché da XML si è passato a JSON, quindi la X finale dovrebbe essere una J, ma non ha... Nessuno ha mai neanche osato proporlo. Quindi cosa succede? Che sul client noi avevamo, io qui ho condensato nei primi 2 centimetri a sinistra quella che era per noi la transazione completa col database e tutto. E noi una volta pensavamo che dal tempo T8, quando l'utente riceve la pagina, al tempo T0 primo, dopo il think time dell'utente, dopo che l'utente aveva letto, eccetera, con calma, si era consultato, è andato a prendere il caffè, cliccava su un prossimo link, ecco lì in mezzo il server non dovesse far nulla. Adesso non è più così. Adesso succede che mentre l'utente fa delle azioni, anche inconsapevoli, tipo spostare il mouse, oppure scrivere qualcosa sulla tastiera, c'è qualcuno che lo osserva, questo runtime, il mio JavaScript. Qualcuno che lo osserva e per certi tipi di azioni, magari non tutte, ma in alcuni casi, questo JavaScript ha bisogno di informazioni. Per cui comporrà una richiesta HTTP che manderà al server web, che ovviamente passerà all'application server, che genererà una qualche query sul database, i cui dati risalgono su, arrivano qua, al runtime, che farà in modo poi di cambiare il contenuto della pagina. E questo, vedete che può avvenire più volte in parallelo, perché mentre avviene tutto questo tempo di risposta, magari nel frattempo il mouse si è anche spostato un altro po', l'utente ha fatto un'altra cosa, e tutto avviene in modo asincrono. Quindi il server, il lato server, viene coinvolto con continuità anche tra una pagina e l'altra. Non più per creare nuove pagine, ma per fornire frammenti di dati che via via sono importanti per la navigazione. Tutto questo si fa sempre con gli stessi linguaggi di prima, quindi JavaScript e CSS, però chiaramente il modello di programmazione, il modo con cui si posta il server è molto diverso, no? In certo senso. Poi in più ovviamente serve la padronanza di questi modi di codifica dei dati, di informazioni, e una padronanza molto maggiore chiaramente del controllo del layout della pagina. Allora, questo è l'insieme minimo di tecnologie, oggi nel 2014, per fare un sito dinamico semplice, di bassa complessità. Perché questo ha tutte le caratteristiche, in certo senso, funzionali, tutti i prerequisiti per poter fare delle cose complete, per fornire all'utente ciò che si aspetta. Un layout fatto bene, dinamico, adattabile, personalizzabile, un'interazione continua, l'autocompletamento, il mouse over, gli suggerimenti, la correzione ortografica mentre scrivi, tutte queste cose a cui ormai siamo abituati, se non le fate il vostro sito non se lo fila nessuno. Ma questa architettura, quindi ho tutti gli ingredienti indispensabili,
Non ho, però questa architettura non ha nessuna caratteristica di tipo enterprise. Non ho nulla che in questo disegno che mi permetta la scalabilità, la manutenibilità, l'integrazione con altri servizi, eccetera, eccetera. Quindi chi si addentra in questo bellissimo mondo delle applicazioni web deve in qualche modo padroneggiare tutti questi bollini, tutti questi linguaggi, tutte queste tecnologie, come minimo. Se poi l'applicazione non è un'applicazione con 10 utenti, ma diventa un'applicazione a scala enterprise con molti utenti o intranet oppure anche pubblica, e beh, allora le cose si complicano. Si complicano soprattutto a questo livello qua dell'applicazione web. Non basta scrivere il codice PHP così, no? Bisogna avere delle librerie, dei framework più complessi e i livelli qua aumentano. Idem anche sul lato client, non serve scrivere 10 righe di JavaScript, ma devi usare delle librerie JavaScript più potenti. Però vabbè, cioè questo è il punto di partenza. Nei sistemi complessi ovviamente nasce poi la specializzazione, nel senso che non potrai trovare una persona che conosce al 100% ciascuna di queste tecnologie. Se è un sistema che ha 1000 utenti al minuto, e beh, avere uno che ti ottimizzi bene il database e le query, che faccio solo quello di mestiere, è necessario che conosca bene il problema dell'ottimizzazione del database. Così come averne un altro che lavora solamente sul front-end, sulla parte di JavaScript di interazione, sono competenze molto diverse. Allora, di base ognuno deve conoscere tutto per riuscire a capire la figura d'insieme. Ma poi ci sono le varie specializzazioni, si parla di front-end web developer o back-end developer, database administrator. Sono tutte figure, competenze professionali diverse che si mappano su parti diverse di questa figura. Se andate a vedere i curriculum e le parti di lavoro, usano questi termini alla fine. Allora, questo è il modello su cui si basano i sistemi informativi web. Noi ci agganceremo a questo per progettare l'interazione con gli utenti. Allora, su che cosa si basa su questo modello? Soprattutto su un concetto di pagina. Poi abbiamo capito come si generano queste pagine, il fatto che queste pagine poi possono avere delle potenzialità in più, legate in sessioni, essere interattive di per sé, eccetera. Però è un modello legato a pagine che contengono informazioni e queste informazioni possono essere scambiate dall'utente verso l'applicazione e dall'applicazione verso l'utente. Ok, chiudiamo qua questa carrellata, facciamo un po' di pausa, poi passiamo a qualche esercizio.